La Scuola dell'Innovazione è l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi, a Nocera Inferiore. Offerta formativa, informatica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica, grafica e comunicazione, chimica e biotecnologie. Sui canali social e sul sito istituzionale tutte le informazioni utili per conoscere l'istituto. All'Open Day, docenti e giovani ambassador pronti a soddisfare tutte le curiosità sul piano di studi, sui progetti di eccellenza, sul nostro innovativo approccio alla didattica. L'istituto ha due sedi, questa è la sede del triennio, poi c'è la sede del biennio a Via De Curtis. Questo è il nostro Open Day. Come avete potuto vedere, come vedrete, ci sono tanti laboratori aperti, tanti ragazzi che ci supportano, che fanno, e tanti docenti che stanno spiegando l'offerta formativa del nostro istituto per far capire le innumerevoli, le enormi potenzialità che possiamo offrire ai nostri studenti. Ci sono anche ex studenti che sono venuti qui proprio per dimostrare che la nostra è una grande famiglia, ecco, ci teniamo tanto ad avere rapporti, anche perché questo istituto, oltre alle materie classiche, diciamo, oltre all'offerta formativa classica, si basa molto sull'uso delle nuove tecnologie, sull'innovazione, progetti innovativi, altamente innovativi. Vinciamo varie competizioni ogni anno, sia a livello nazionale che internazionale. Questo perché? Perché ci sono veramente tante professionalità all'interno di tutti e quattro i nostri indirizzi, che sono informatica e telecomunicazione, elettrotecnica ed elettronica, chimica, materiale e biotecnologie e grafica e comunicazione. L'Istituto Marconi, come dicevo, si basa su due parole chiave, innovazione e inclusione. Noi abbiamo percorsi altamente inclusivi, siamo accoglienti, non lo diciamo noi, lo dicono i ragazzi stesso che ci accompagnano in tutte queste iniziative. E poi l'innovazione nei tanti progetti che portiamo avanti. Alla fine di questo percorso, dopo i 5 anni, i ragazzi sono liberi di scegliere se andare a lavorare appunto tra le tantissime aziende con cui abbiamo contatti, non solo territoriali ma anche nazionali, come Enel, Terna, Italo, eccetera eccetera, ma Cisco e via dicendo, ma anche andare a continuare con il mondo della formazione, con l'università. Abbiamo tantissimi medici, ingegneri, eccetera eccetera, oppure come un ITS tranquillamente. Questo istituto è un istituto ad alto profilo tecnologico e quindi forma i nostri ragazzi in maniera molto per la professione, sicuramente, perché il nostro titolo di studio è quello di perito. Il perito è una figura esperta che chiaramente può spendere tutte le competenze nel mondo del lavoro, e soprattutto perché esistono gli albi professionali ai quali i nostri alunni si possono iscrivere, e questo consente loro di accedere rapidamente al mondo del lavoro. Ma non solo, io stessa sono un perito elettrotecnico che però poi dopo il diploma ha deciso di proseguire verso l'università, quindi sono un ingegnere elettronico. Questo tipo di scuola quindi non solo forma gli alunni e li prepara al mondo del lavoro, ma anche a quello che potrebbe essere il percorso universitario. Sviluppiamo progetti, diciamo, ad ampio respiro, soprattutto nei settori delle nuove tecnologie, tipo internet delle cose, intelligenza artificiale, realtà virtuale ed aumentata. In questo laboratorio potete vedere tutta una serie di applicazioni IoT e dopo vi farò vedere un'applicazione di intelligenza artificiale. Sono tutte tecnologie, come dicevo prima, all'avanguardia, per cui tecnologie su cui c'è un notevole divario tra le richieste di personale con competenze specifiche e la disponibilità di tecnici diplomati o laureati con competenze specifiche nel settore, per cui sono tecnologie che assicurano certamente lavoro per i prossimi anni. Il robot non è costruito da noi, è acquistato, è già preassemblato. Noi lo programmiamo, può essere programmato sia con un linguaggio visuale, quindi con dei blocchi, però noi lo programmiamo con linguaggi un po' più professionali, e in particolare in Python o in C++. E quindi anche il settore robotica è estremamente importante. Tenete presente che quel robot viene anche utilizzato, per esempio, per il trattamento dell'autismo o per l'aiuto agli anziani, quindi diciamo anche viene anche utilizzato in settori in ambiente sociale per la risoluzione di problemi piuttosto seri.